Andiamo alla leadership, che non è il rank, non è il guadagno, non è niente che abbia a che fare con te. La leadership ha solo ed esclusivamente a che fare con le altre persone. Okay? È responsabilità verso gli altri ed è instillare abilità e mentalità negli altri. Quindi voi siete a zero, vi mettete al lavoro, migliorate le abilità e la mentalità, se fate quello che vi dicono i vostri leader, meraviglioso, arriverà un punto dove avrete dei risultati. Perfetto. Come faccio a portare quei risultati da 10 a 100 con la leadership? Cioè instillo le stesse cose in altre 10 persone. Ecco perché c'è il PER, perché la leadership è un moltiplicatore, ok? Il leader è il primo, è quello che si prende tutti i rischi, tutte le problematiche e lascia indietro i meriti. Ma siete i leader e dovete essere pronti a pagare il prezzo della leadership. Sarete pagati un'infinità. Ma abbracciate le sfide di essere pionieri, altrimenti non vi arriverà niente. Okay? La curva di apprendimento della leadership, scusate, è sbagliato, è un esponenziale lento, non veloce come la mentalità. E lento vuol dire che la fase a zero è un po' più lunga. Non è qualcosa che si sviluppa con la ripetizione, come l'abilità e la mentalità, si sviluppa con l'intenzione, perché le sfide sono talmente ardue che se non hai una vera intenzione di diventare un certo tipo di persona, generare un certo impatto, non so se ce la farai, ok? È facile avere risultati per noi, è molto difficile farli avere agli altri invece. Perché tu quando hai l'intenzione succede tutto. Però se trovi 10 e 9 giocano, scherzano, dicono di fare le cose e non le fai e non le fanno, vedrai che è molto più difficile far fare risultati agli altri. Ragione in più per tenere proprio come legge la duplicazione. Ragazzi, duplicazione. Tante persone che fanno cose semplici. Arriviamo all'ultima parola, poi lascio spazio alle domande, che è l'intenzione. E come vedete è sotto, è al denominatore, fratto, no? Fratto l'intenzione. Perché? Perché qualsiasi cosa diviso 1 è uguale a se stessa. Quindi se la formula sopra il nominatore veniva a 10 e l'intenzione c'è, quindi è un 1, il risultato non cambia. Ma tutto diviso 0 è uguale a errore. Se voi andate nella vostra calcolatrice e fate 1.120.000 diviso 0, vi dice error. Se non volete che la vostra carriera sia un error, ci dovete mettere l'intenzione. L'intenzione che cos'è? È semplicemente energia. È la verità dietro alle tue parole. Quello che dici è vero? Lo sai solo te. Lo sai solo te. Esame di coscienza, ti devi guardare allo specchio. L'unica persona a cui non puoi mentire, che sa sempre la verità, sei te. La verità dietro alle parole che dici agli altri è la tua intenzione e si misuri in energia. Ecco perché non si può imparare. Perché a livello energetico l'energia o è zero o è uno, o c'è o non c'è. E infatti non c'è curva di apprendimento, non la puoi imparare. Quello che puoi fare è che la puoi nutrire. La puoi fare emergere. Ho appena detto che se non hai veramente l'intenzione di fare carriera, non la farai. Se invece hai l'intenzione, hai tutte le probabilità di farcela. Le persone che nella mia azienda hanno guadagnato anche 100, 200, 500, 600 mila euro, pur lavorando poco, pur senza abilità, è perché avevano comunque un'intenzione dietro importante di lanciare l'azienda. L'hanno fatto con i loro limiti, hanno fatto poco. Però avevano l'intenzione e gli è arrivato quello che gli doveva arrivare. Infatti, la nostra intenzione setta la frequenza quando lavoriamo e facciamo le cose. Ed è la frequenza che sblocca tutta la legge di attrazione, la legge del manifesting. Scusate, perché a certe persone trovano le persone giuste nella rete, sotto? Da che cosa dipende? Non dipende dall'abilità, dipende dalla frequenza. Noi attraiamo persone simili a noi con la stessa frequenza e la frequenza è determinata dall'intenzione. Quello che puoi fare se ti accorgi tra te e te di avere un'intenzione scarsa, quindi stai un po' facendolo per vedere come va, di non farlo in maniera centrata, con l'energia al 100%, che non vuol dire riempire uno stadio, vuol dire semplicemente faccio il mio lavoro bene, lo faccio perché mi piace, perché è giusto, voglio far carriera, voglio aiutare la gente, punto. Poi la grandezza, quella la vedremo nel percorso. Puoi farla emergere, puoi nutrirla. Con l'ambiente, circondati sempre dei tuoi leader, frequenta sempre gli eventi, autosuggestionati, te l'ho fatto vedere io, dopo 5 milioni guadagnati ho ancora le frasine qua. Perché? Perché lo guardo 2000 volte al giorno e la mia mente subconscia impara. Azione e facendoti le domande giuste.
Ok? Come fai a uscire un'intenzione, un'energia forte? Facendoti le domande giuste della serie, perché stai facendo network? Perché fai quello che fai? Per chi lo fai? Chi vuoi aiutare? Se tutti ti dicono di no e la tua azienda crolla, perché continui? Se ti fai questo tipo di domande, l'intenzione inizia a divampare dentro di te e hai bisogno di quell'energia lì per andare a fare le cose domani. Okay? Come si misura? Nelle azioni. L'intenzione sfocia in movimento. Essendo energia, quando è che abbiamo energia? Quando un corpo si muove. Quindi da che cosa io vedo quando qualcuno me la racconta nella mia azienda? Che non fa. Se non fa, non hai l'intenzione. Se non hai l'intenzione, non succede niente. Quindi stai perdendo tempo. Il movimento aiuta tanto l'intenzione a far divampare questa energia dentro di noi. Quindi movimento, ambiente, autosuggestione, tutte le cose che vi dicono i vostri leader, non solo ve le dicono per il vostro bene, hanno una base scientifica dimostrata dalla fisica. Come posso ottenere tutto questo che ha detto Fabio, che non ho capito niente, con una cosa? La formula. Cosa devo fare, Fabio? C'è una cosa che è il primo tassello del domino che fa succedere tutto. Una cosa. La spiegazione è stata un po' complessa, magari ve la rivedete registrata. Ripeto, c'è la fisica dietro, quindi è giusto. Magari non credi a me, però le formule di Einstein ci credi. C'è la fisica dietro quello che vi ho insegnato, quindi funziona sempre così e se non lo applicherete non funzionerà, vedrete, funziona uguale, o al positivo o al negativo, ma c'è una cosa semplicissima da fare che fa succedere tutto. Compromissione. La compromissione. La compromissione di come parli alle persone, la compromissione di quante persone porti agli eventi. La compromissione in pubblico di quello che fai. Magari hai paura di fare un post su Facebook per farti vedere che lavoro fai. Magari hai paura di dire che si può diventare ricchi. Magari hai paura di chiedere al team di registrarti al prossimo evento. Che se ti compromette, ottieni tutto. Taglia il ponte. Okay? Taglia il ponte. Tu attraversi il ponte e te lo tagli, così indietro non ci puoi più tornare. La compromissione è tutto ciò che ci vieta di tornare indietro, che ci rende impossibile tornare indietro. Se tu ti comprometti, butta via quello che ti ho detto fino adesso. Succede da solo. Succede da solo. Noi a livello di esseri umani siamo una macchina da raggiungimento obiettivi. Siamo stati costruiti dallo spirito, da chi ci ha costruito, non lo so, per raggiungere obiettivi. Se non hai niente nella vita, è perché il tuo obiettivo è non avere niente e sei bravissimo a prenderlo. Ma ti assicuro che se ti dai un obiettivo, cioè voi vi rendete conto di cosa fa l'essere umano, no? Addirittura ha inventato un'intelligenza artificiale, quindi un essere più intelligente di noi che si fa i programmi da solo. Oggi i programmi all'intelligenza artificiale se la fa l'intelligenza artificiale, ma quella l'ha costruita l'uomo, manda i razzi su Marte, cioè è veramente una macchina perfetta. Ecco, nel network il tallone d'Achille è che puoi sempre tornare indietro. Puoi sempre tornare indietro, puoi sempre provarci, puoi sempre fare le cose a metà, senza intenzione. Mentre invece se ti comprometti, se vai a dire come ho fatto io a tutti i miei amici 5 anni fa che sarei diventato milionario, mi sono preso del coglione, del ridicolo, del fesso, del montato, di tutti. Poi non vi dico i primi mesi di lavoro dopo che gli avevo parlato così, facevo una foto su Facebook, i commenti erano, ah, oh, sta arrivando il primo milione, delle robe. Ma io sapevo che se mi compromettevo con gli amici, con la mamma, che ho dovuto lasciare il lavoro, lavoravo per lei, con la mia famiglia, con mia moglie, arrivandogli a dire sono pronto a perderti, io stavolta lo faccio, o adesso, adesso, lo sapevo che sarebbe andata a finire come è andata a finire. E questo ragionamento l'ho fatto da ignorante, non sapevo nulla. Mi chiedevo come posso fare a farcela. Faccio un lavoro di merda. Uno stile di vita di merda, vedo la gente intorno a me che ha di più. Questa è l'ultima chance che ho a 32 anni, senza una laurea, senza un'esperienza lavorativa di livello. Cioè, o fai il facchino o fai il magazziniere, poco cambia. E mi chiedevo come posso fare per avere la sicurezza di farcela. Mi devo compromettere con tutti e tutto affinché il non farcela sarebbe stato troppo doloroso. Infatti, su Wikipedia, compromissione si legge così. Patto con la propria coscienza, con i propri principi, mica con l'apply, mica con me, mica con il piano compensi, con la tua coscienza. Che patto hai fatto? Che vuol dire anche esporsi intenzionalmente a un pericolo. È qui che si misura il coraggio, eh? È qui che si misura il coraggio. Noi facciamo un sacco di training.
siamo networker, formiamo, a parole siamo bravissimi, però poi è domani che si vede se ti sei compromesso, se hai il coraggio di parlare in un certo modo. E ti assicuro, te lo assicuro, cazzo, è dimostrato dalle formule, che se avrai quel coraggio di fare il primo passo di compromissione, innanzitutto hai un team dietro che ti spinge. Cazzo, hai dei leader pazzeschi, hai un'azienda in crescita, hai tutto che ti spinge dietro, basta il primo passo per poi fare gli altri 10. Non devi già preoccuparti degli altri 10. E ti assicuro anche che col primo passo si sblocca l'intenzione, l'abilità, la mentalità, inizi a processare in modo diverso. Perché dietro a una compromissione c'è sempre una decisione. E a livello quantistico, per l'entanglement, quando tu decidi, crei. La tua decisione di diventare milionario è già la creazione del te milionario. Poi te lo devi andare a prendere. Però la decisione è fondamentale, ma la decisione, ragazzi, è un po' come l'intenzione, si misura infatti in compromissione, nel coraggio che dimostri tutti i giorni. Senza l'intenzione, tutto quello sopra il fratto va a zero. Error, 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 error. Scusa, quanti error vuoi collezionare ancora? Quanti error vuoi collezionare ancora? Vuoi una crisi, ancora più crisi? Non ti basta questa crisi qua per fare i miliardi nel network, che è un settore anticiclico. Anticiclico vuol dire che quando c'è una crisi esplode, infatti sta esplodendo, cioè l'universo ti ha creato lo scenario perfetto per farti arrivare dove vuoi. Tu hai la strada spianata perché il network sta esplodendo, la tua azienda sta esplodendo, hai dei leader della Madonna, il settore perfetto, hai tutto. E attenzione, non voglio far leva dolore, ma se tu arrivi a uno scenario dove hai tutto davanti a te, la strada spianata e c'hai tutte le condizioni e dici no, e dici no, il karma esiste, attenzione, voi avete la strada spianata, avete il risultato a portata di mano, dovete solo mettermi in movimento per andare lì, quindi avere un'intenzione solida, non scherzare, non prendervi in giro, perché voi pensate di prendere in giro qualcun altro, invece prendete in giro solo voi stessi e fare i passi che servono per arrivare lì, perché le condizioni ci sono tutte. C'è anche chi ce l'ha fatta molto meno bravo di voi, con meno soldi di voi, con più problemi di voi, senza un arto, senza le condizioni. Di che cosa stiamo parlando?